Ciao a tutti, eccoci in un video un po' diverso su questo canale. Stavolta invece che di parlarvi di rossetti, cremine e robe varie, vi parlerò di cosa mangio, ovvero chiamiamoli consigli per la spesa. Forse sono più brava a consigliarvi sulla spesa che sui trucchi e sulle creme. Comunque niente, intanto vi voglio far vedere qualcosa che noi mangiamo e compriamo abitualmente. Siamo tornati da poco ai legumi secchi. Spesso, sempre della marca Coop, compro i fagioli e i ceci o le lenticchie già cotti nel Tetra Pak. Però effettivamente il sapore non è lo stesso perché ovviamente ci deve essere un minimo di conservante, di solito acido lattico, per cui soprattutto i fagioli assumono quel sapore acidulo che a me non piace. E allora ho detto ok, torniamo ai legumi secchi. Poi cosa faccio io per ottimizzare sia i tempi che anche lo spreco del gas, il consumo del gas? Li metto a bagno tutti, li cuocio tutti e poi faccio delle monoporzioni da surgelare in modo che più o meno so quanti ne mangiamo e di volta in volta tiro fuori solo la confezione giusta per un pasto. Con una cosa del genere noi almeno 4 volte ci mangiamo, anche perché spesso io sia i ceci che i fagioli li mescolo con la pasta, ecco, spesso ci condisco la pasta. E come marca, se posso, se, insomma, se, quando posso, tendo a comprare il biologico. In questo caso si tratta della Vivi Verde della Coop. Io attualmente faccio la spesa da Esselunga e da all'Ipercoop, perché prima andavo da Conad, non che mi trovassi male, ma Esselunga costa meno e visto che mi prendono i buoni pasto mi sono trasferita su Esselunga. Di Esselunga ho questi spaghetti che sono proprio marca Esselunga, però sono una linea abbastanza buona. Io sulla pasta sono molto molto stucca. Non mi baso tanto sulla marca, ma sull'impatto visivo. Innanzitutto, vabbè, ci sono delle marche che quelle ormai so che sono ottime, tipo la Garofalo, oppure anche marche un po' più particolari, tipo Alce Nero, oppure il Senatore Cappelli, eccetera, eccetera. Però tendenzialmente guardo anche in base a quello che c'è in offerta se mi piace o non mi piace visivamente. Allora, la pasta, non so se riesco a farvelo vedere, perché sia buona di solito, l'ideale è che abbia un colore non scurissimo, non quel giallo scuro, perché se è più chiara è più ruvida, quindi è più porosa, trattiene meglio il sugo e inoltre, essendo un pochino più chiara, vuol dire che è stata essiccata in modo più lento e quindi mantiene le proprietà organolettiche, il sapore migliore. E questa è una bella pasta perché comunque filiera 100% italiana, semi, varietà selezionate garantite, tracciabilità, il tipo di molino, il pastificio, insomma, è una buona qualità. L'ho assaggiata, non è sicuramente la pasta top che abbia sentito, però è buona. Un'altra pasta che mi piace molto, appunto, vi dicevo, la Garofalo. Ora, in questo caso è un po' più scura del solito, Però di solito la Garofalo mi piace, è una pasta di Gragnano, IGP, è una bella trafilatura, anche questa è abbastanza ruvida, ma in questo caso mi devo essere sbagliata perché ho preso gli spaghetti piccoli, mentre a me piace lo spaghetto più grosso. Poi, biscotti. Di questi non ho la confezione, però se non ricordo male sono i buoni così della Galbusera. Io sto comprando i biscotti senza zucchero perché mi rendo conto che se a colazione mangio delle cose eccessivamente dolci è come se mi dessero una botta glicemica che poi dopo
2 ore circa mi viene fame, ma mi viene una fame improvvisa, con tremito e proprio quasi svenimento. E quindi ho visto che se mangio circa 3 biscotti di questi, sì, fame mi viene dopo 1 ora e mezzo, 2, però non mi fa quell'effetto lì. E questi sono senza zucchero. Di quelli senza zucchero che ho mangiato sono quelli che mi piacciono di più, perché ho provato anche altre marche, però alcuni sono proprio completamente insipidi, una cosa proprio oscena. Un altro biscotto che ho provato, magari ve lo faccio vedere in un altro video, è della Bene Sì, della Coop, e sono dei fiorellini con dentro dei pezzettini di frutta secca, non mi ricordo, melagrana, ecco, sono alla melagrana, anche quelli senza zucchero. Il primo impatto è stato pessimo, perché praticamente sembra di mangiare delle ossa, da quanto sono rinsecchiti, non hanno un impatto per niente burroso. Però poi, dopo la prima volta che uno li assaggia e dice oddio, ma che roba è? Ci fai l'abitudine e sono, diciamo, quasi buoni. Cioè, diciamo che sono buoni, perché adesso li sto mangiando volentieri. Anche quelli, diciamo che a colazione ne mangio tre. Di solito, ecco, la mia colazione non è grossissima, anche perché devo mangiare magari spesso, ma se mangio troppo poi lo stomaco mi si affatica. Quindi, diciamo, 3 biscotti con del kefir che preparo da sola ormai da anni e poi finisco sempre con il mio caffè lattino bollente. Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Ah, questa ci ho fatto anche un video. Ho fatto un video ASMR che adesso è sul mio sito, nella playlist di tutti i video esclusivi per chi visita il sito. Ovviamente sono video gratuiti, basta andare sul sito nella sezione ASMR e li potete vedere. Questa è la mia birra preferita di quelle ovviamente da supermercato. Mi piace tanto, non mi stufa mai, a 9 gradi è tosta, ma a me le birre acquose proprio non mi piacciono. E di quelle un po' più forti così, questa è la mia preferita. Ho provato anche la slalom, ma mi appasta la bocca. Oppure se no un'altra birra che mi piace abbastanza è la Moretti Rossa. Poi altre birre, insomma, sono un po' più stucchina. Preferisco quelle magari artigianali. Poi che vi faccio vedere? Ah, le mele. Questa è l'unica mela, la Pink Lady, è l'unica varietà di mela che a me piace mangiare a morsi, di quelle comprate, dico, al supermercato, non di quelle dell'orto, insomma. Perché questa mela è veramente buona, c'è un bilanciamento perfetto tra dolcezza, succosità e acidità. E questa proprio mi piace mangiarla a morsi, mi piace proprio tanto, mi dà soddisfazione, perché se le mele sono troppo dolci mi sdubbiano, se sono troppo aspre mi stufano, se sono farinose mi fanno schifo, quindi questa qui è perfetta. Poi la senape. Io sono una mangiatrice folle di senape. Allora, questa mi piace tantissimo, ma se vi dà noia il piccante, evitatela come la peste perché è terribile. Che poi la senape va, non so spiegarmi, ma va a pizzicare in modo diverso dal peperoncino. Mentre il peperoncino senti bruciare la lingua, la bocca, un po' la gola al limite, la senape quando la mangio non mi brucia tanto la bocca, ma mi brucia il naso e poi a me mi frizza la cicatrice. Dietro lo sapete, sono una cicatrice parecchio lunga nella testa e quando mangio la senape, se ne prendo troppa di questa qui, proprio mi parte zzz, come se ci avessi una scossa elettrica nella cicatrice e il naso fortissimo. È lo stesso lavoro che mi fa un po' anche la wasabi quando vado al giapponese. Allora, questa qui io la adoro. Mi piace veramente tanto, si vede, quasi finita la mangio solo io, però è molto molto piccante. Un modo in cui mi piace molto usarla anche è mescolarla con il miele e l'aceto e fare tipo una salsina un po' alternativa da mangiare magari anche col pinsimonio oppure anche senza miele, però ecco, se non mettete il miele magari mettete un po' di olio e è molto buona proprio anche per mangiarci le carotine, i finocchi in pinsimonio. Poi vi faccio vedere altre 3 cose. Questi sono i cantuccini toscani,
classici, questi sono i fior fiore della Coop. Ce ne sono di tante marche, di tante varietà, però questi mi piacciono molto perché sono buoni come sapore e sono leggeri. A volte si comprano dei cantuccini che sono duri, che ti ci spacchi i denti, oppure che sono un po', come dire, si sente troppo il lievito, quindi dopo ti rimane la bocca tutta impastata, strana. Questi sono veramente molto molto buoni. E sono IGP, è proprio una cosa tipica nostra. Sono con le mandorle, sono i biscotti semplici, questi qui sono dei biscotti secchi che di solito vengono mangiati a fine pasto con il vinsanto, oppure, cioè io a volte anche a colazione, non è che mi faccio problemi. Latte. Allora, in casa nostra ci sono due tipi di latte. Questo per mio marito, che è il BV Verde della Coop parzialmente scremato, che questo qui praticamente lui non beve il latte, ma ci fa il suo kefir, perché abbiamo ognuno il suo kefir. Lui fa il suo kefir con questo latte qui e oltretutto a volte ha provato a cambiarlo e i fermenti si sono incazzati, quindi gli prende questo. Oltretutto poi lo bevono anche i gattini. Dicono ai gatti il latte, no, dipende. La mia veterinaria mi ha detto che non c'è problema. Se non hanno problemi di intestino, lo possono bere. Infatti, in questa casa qui, che ce ne sono 5, 3 lo bevono e 2 non gliene può fregare di meno. Quelli che lo bevono non sembrano avere problemi. Il gatto non è come il cane, tende a regolarsi abbastanza da solo. Ecco, questa sta sentendo rumore, ma perché qua c'è il trespolo dei gatti e ce n'è una che si sta facendo le unghie. Io invece, ormai da tanti anni, bevo questo, il latte di capra. Faccio il kefir con latte di capra e la mattina mi faccio il caffè latte con latte di capra. È delicato questo, non è così forte. Lo amo. Isolina, hai finito? Via, basta. Ha smesso. Da anni ormai bevo il latte di capra e anche il caffè latte con quello di mucca a me non mi sa di niente, sinceramente. Ha un sapore un pochino più forte, dopo i primi 2 giorni mi sono abituata e anzi adesso mi piace tantissimo. E ho iniziato a usare questo perché mi sembrava che l'altro latte mi desse un pochino fastidio alla pancia, mi sembrava che mi gonfiasse un po'. Con questo, sinceramente, anche chi ha problemi magari con il latte, io ve lo consiglio di provarlo se non avete problemi col sapore. Finisco con il zucchino alla mela, sempre della Coop. Noi, insomma, si tende a comprare molto marchio Esselunga, marchio Coop, insomma, a meno che non ci sia qualcosa proprio di specifico che vogliamo quello, quella marca lì. Il succo di mela, che è una cosa che a me piace molto, non è che ne bevo chissà quanto, ma a volte ci sono dei giorni in cui evito di bere alcolici durante il pasto e allora a volte l'ho bevuto, ecco. Però non, diciamo che una confezione in casa ci fa piacere sempre tenerla perché poi a me le bibite non piacciono molto, cioè a parte il succo di mela, poi altri succhi di frutta, altre cose così non si tengono, non è nostra abitudine. Si può tenere magari due bricchini, due succhini mignon se capitano degli amici e vogliano un aperitivo analcolico, ecco, ma se no. Più o meno questo. Basta, io per oggi non vi faccio vedere altro. Se questo video vi piace, fatemelo capire lasciando i pollici in su e commentando. E se vi piace, se ha abbastanza visualizzazioni, allora poi magari ne faccio un altro. Certo, se non lo guarda nessuno, è inutile che sto qui a perdere tempo a farvi vedere le cose. Quindi io vi saluto, vi mando un bacione. Oggi mi vedete truccata perché ho registrato anche per il canale ASMR, lo sapete, per il canale ASMR mi metto un po' più in tiro. E niente, ci vediamo presto. Ciao!